Albano presenta Madre Mia, il docufilm su Donna Yolanda. La storia della mamma del cantante, della sua famiglia. Madre Mia, la storia della mamma di Albano. Madre Mia è un programma video NEPS, a cura di Emiliano Eredia e Marzia Rurali, realizzato con la consulenza artistica dello stesso Albano e condotto dal giornalista Luigi Galluzzo, è il racconto di un nucleo familiare che, seppur eccezionale, incarna quello della classica famiglia italiana. Al centro della vita che sembra un romanzo di Albano c'è la persona che l'ha portato in grembo e fatto nascere, la colonna portante della sua storia di uomo e di artista, Donna Yolanda. Il racconto di Madre Mia, che si dipana come una favola moderna, parte infatti nel modo più tradizionale, c'era una volta, tanti anni fa e… La carriera di Albano attraverso gli occhi di Donna Yolanda. Sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, la quotidianità di Cellino San Marco e della famiglia Carrisi si intreccia con quella dell'Italia tutta. Ma ad Albano, ai tempi scritto ancora tutto unito, la vita di campagna, nella provincia del Sud Italia, sta stretta. Quel ragazzo, infatti, diventerà Albano e per realizzare il suo sogno non esiterà a lasciare nido e paesello per trasferirsi nella Milano degli anni 50. Per il figlio di Yolanda, il successo sarà internazionale, Albano è oggi un'icona della musica italiana nel mondo. 55 anni di una folgorante carriera, che portano il cantante di felicità sui palchi più importanti di Europa, Americhe, Russia e, prossimamente, anche della Cina. Yolanda Ottino in Carrisi, moglie, madre, nonna e bisnonna. Tutto questo, però, senza mai dimenticare le origini, la mamma, Cellino, gli affetti più cari. Madre Mia, infatti, porta davanti alle telecamere tutte le generazioni dei Carrisi cui si aggiungono degli special guest per narrare un percorso che è quello di ogni telespettatore, amore e sacrifici, speranze e dolori, difficoltà e gioie. Sui tanti testimoni, ovviamente, emerge Donna Yolanda, una vera forza della natura, sempre in prima fila, che non esita mai a esprimere la propria opinione anche sulle donne del figlio. Donna, moglie, mamma, nonna e, da pochissimo, anche felicissima bisnonna. Alla regia di Madre Mia, Andrea D'Asaro. Produzione esecutiva di Martina Basile. A, del suo celebre figlio e tutto ciò che ne è scaturito sbarca in prima serata su Rete 4 con due appuntamenti distinti a distanza di una settimana. Domenica 10 e 17 giugno, in prima serata su Rete 4, va in onda Madre Mia, la docu-fiction in cui Albano Carrisi racconta la vita di sua madre, Donna Yolanda, a poche settimane dalla riproposizione del concerto in cui l'artista ha ricominciato a cantare con l'ex moglie Romina Power. L'origine del mio mondo, ha detto lo stesso Albano riferendosi alla madre che, in realtà, è la vera protagonista del racconto, e lui stesso ha ribadito più volte che è la principale donna della sua vita. E lei Yolanda Ottino, 95 anni, di certo ha vissuto un'esistenza densa e piena di avvenimenti, illustrata dalla voce narrante del suo celeberrimo video.